Dopo 7 anni innanzitutto è necessario che il commissario alla ricostruzione rigeneri fiducia, perché inevitabilmente se molto è stato fatto, moltissimo resta ancora da fare. 7 anni sono tanti, alcune false partenze, il Covid, il 110, la guerra, il rincaro dei prezzi, sono tutti elementi che dobbiamo tenere in considerazione nel momento in cui si documenta una situazione che tuttavia sta segnando dei momenti positivi e di ripartenza. Proprio nel luglio di quest'anno abbiamo registrato ad esempio da parte di Cassa Depositi e Prestiti la liquidazione delle risorse maggiori per la ricostruzione privata. A questo si aggiungono anche i comuni che finalmente si stanno orientando verso una gestione tempestiva delle molte pratiche di affidamento di servizi e di opere pubbliche che proprio in questi giorni abbiamo messo insieme a fronte di un piano di opere pubbliche che supera il miliardo di euro. Insomma, devo dire che da questo punto di vista l'orientamento della struttura commissariale e del governo è quello di garantire la massima tempestività, tenendo conto che il tempo perso non sarà recuperato, ma che si può comunque ridare fiducia, forza e speranza a tutti i terremotati, ma in particolare ai 30.000 che ancora sono fuori casa. Ci siamo dati questo obiettivo, cercare innanzitutto di riportare a casa coloro i quali dopo le quattro sequenze sismiche del 2016-17 si trovano in una condizione di esuli nel proprio territorio.